Ciao amici da Frank Bianconero, il giorno dopo Friburgo Juve 0-2, dove siamo passati ai quarti. Oggi c'è stata la giornata di sorteggi e dobbiamo dire che noi abbiamo preso la pallina che conteneva la partita tra Arsenal e Sporting, perciò lo Sporting ieri ha fatto un partitone ai rigori, ha buttato fuori l'Arsenal, ma sappiamo che l'urna non sarebbe comunque sulla carta, poi è sempre episodica anche il sorteggio, avremmo preso l'Arsenal, perciò il sorteggio, ma a volte i sorteggi non ci dicono tutto, nel senso che noi siamo abituati in Champions League ad avere le squadre sulla carta inferiori a noi, poi sappiamo nelle ultime quattro edizioni come è andata a finire. Perciò il sorteggio rimane lì, la partita va giocata contro chiunque, è normale che Manchester United, Siviglia, Sporting Lisbona sono quelle più scomode, sono quelle che sulla carta danno più rogne, danno più fastidio, sono quelle più difficili da battere. Ovviamente noi siamo in quel tabellone anche con Manchester e Siviglia, perciò diciamo che non ci va bene, siamo stati brutti, 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 perciò giustamente eliminati in Champions League nei gironi, e non siamo stati, diciamo, fortunati, perché ricordiamo che ci sono i filosofi, ci sono quelli che ne sanno più di tutti. Ma per arrivare in fondo, se hai anche un sorteggio sulla carta favorevole e lo sfrutti sul campo, il cammino può essere più, diciamo, più lineare per arrivare in fondo. Poi la finale, noi sappiamo che abbiamo problemi con la finale secca, però intanto arrivarci è sempre un bel vedere. Poi da oggi anche altre tifoserie hanno cominciato a dire magari arrivare in finale, perciò da altre parti conta anche arrivare in finale, da noi conta soltanto vincere. Ma detto questo, vedo tanti tifosi della Juve che stanno commentando i sorteggi dall'altra parte della Coppa, diciamo, dei campioni della Champions League. Non ci sei per demeriti tuoi, perciò è giusto che se la giocano gli altri. Poi possiamo dire che anche lì le urne ci hanno visto benissimo per quanto riguarda le italiane, così diremo ancora che il calcio italiano non ha problemi, non è in crisi. Ma detto questo, le partite sono tutte da giocare. E ancora una volta dai commenti sparisce il nome Real Madrid dalla Champions League. Certo, un'italiana sicuramente andrà in semifinale. City, Bayern Monaco sono, possiamo dire, una finale anticipata, ma spesso succede questo ai quarti, quando ai quarti arrivano più o meno le più forti, e ai quarti arrivano più o meno le squadre più forti. Perciò ci sono le squadre che hanno meritato, ma non guardiamo le partite, hanno meritato perché hanno passato il turno, bene, male, chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio, chi ha fatto tre gol, chi non li ha fatti, chi è stato fortunato. Bisogna passare i turni nelle coppe. Le coppe sono episodiche. Ora, da ora in poi, Champions League, Europa League, contano moltissimo gli episodi. Intanto che deve arrivare noi, fenomeni su questa cosa, arrivare in forma e possibilmente con più giocatori disponibili. E noi ovviamente non abbiamo nemmeno questa capacità, almeno per il momento. E poi devi giocare bene, perché noi andiamo ad affrontare una squadra di Amorin scomodissima, gioca benissimo già da un po', non è una sorpresa per come ha giocato contro l'Arsenal, eh? Non è una sorpresa, perché anche lì, se pensiamo soltanto all'allenatore, Arteta è il nuovo fenomeno, ieri è uscito, che facciamo? È diventato scarso? No, le partite vanno giocate, gli episodi, il gol ieri dello Sporting Lisbona da centrocampo è bellissimo, il portiere ha le sue colpe, poi i rigori. È una lotteria, perciò è andata avanti lo Sporting Lisbona, che sarà una squadra brutta dal mio punto di vista, oltre perché ha qualità tecniche e le portoghesi lo sappiamo. Noi veniamo dall'eliminazione col Porto, veniamo non dall'eliminazione, comunque nel girone Benfica, e Benfica ci ha fatto vedere i sorci verdi, questo lo possiamo dire tranquillamente, e infatti tanti tifosi dell'Inter poi sono stati contentissimi di prendere il Benfica. Avranno i loro motivi, ma credo che nessuno sottovalutasse il Benfica, anche dopo averla vista giocare negli ottavi. Perciò vedremo come andrà a finire la Champions, le partite io le guardo, ci mancherebbe altro. Non rosico, tanti juventini stanno dimostrando questo. Io non rosico perché so che ho meritato di andare fuori, perciò non ci sono lì perché ho meritato di andare fuori, perciò ho voglia poi a dare numeri o parlare delle altre squadre. Io parlo della mia. E andremo a incontrare una squadra che noi è un'altra squadra portoghese fastidiosa, di qualità, di intensità per 90 minuti, cercano sempre la profondità, ti danno noia, sono anche abbastanza aggressivi, in casa loro ancora peggio, perché
per l'ambiente che creano, un bellissimo ambiente che creano a Lisbona. Perciò noi cosa andremo a fare? Andremo a fare la nostra partita, spero meglio di quella di ieri, soprattutto del secondo tempo, spero che siano un po' più lucidi, spero che non stacchino mai la spina, spero che stiano tutti bene, perciò anche Pogba, oltre a Di Maria, Chiesa, e che più ne ha più ne metta, perché la cosa che mi fa imbestialire è che non siamo mai al completo quando conta. Io invidio al Napoli, non perché sta vincendo lo scudetto, perché ci mancherebbe, ogni tanto può succedere a tutti di ricevere un miracolo, il fatto degli infortuni, cioè il Napoli non si infortuna nessuno, e questa è da avere invidia. Da noi da 4 anni a questa parte, a prescindere da staff allenatori o staff atletico, chi più ne ha più ne metta, noi abbiamo sempre problemi nei momenti clou della stagione. Questo è un momento clou e noi stiamo senza giocatori, e nemmeno con i giocatori che ci sono tutti al 100%, e questo fa un po' male. Ripeto, contento per Chiesa, non correva bene, però ha fatto un bellissimo gol di astuzia, veramente un gol molto intelligente, contento anche per Dusan, ma spero di recuperare Di Maria al 100%, spero che possa fare qualcosina ancora Pogba. Ragazzi, dite quello che volete, spero anche in un recupero di Alessandro, recupererà Milik, perciò più frecce mettiamo al nostro arco, beh, più possibilità ci abbiamo, perché non abbiamo la squadra scarsa, io lo dico sempre, il Quadrato che si sta riprendendo, perciò abbiamo una squadra interessante, possiamo arrivare in fondo. Certo, l'ostacolo poi sulla carta, se dovessimo passare lo Sporting, sarà il Manchester United per me, perché per me la classifica era Manchester, Juve e Arsenal, come sempre tutti bene, tutta la rosa al completo, per me le più forti sulla carta era Manchester, nell'Europa League erano Manchester, Juve e Arsenal. L'Arsenal è stata fatta fuori. Ora, se tu sei più forte dello Sporting, lo devi dimostrare in campo, e ripeto, le chiacchiere stanno a zero, e a me non piace la squadra che abbiamo preso, perché sono squadre che soffriamo maledettamente, squadre che ti fanno girare la testa, squadre che hanno pure brevilini, squadre che vanno sempre a 100 all'ora, e noi questo tipo di squadre le soffriamo. Io, come avevo paura ieri, perché avevo paura proprio di staccare la spina ogni tanto, fortunatamente è successo nel secondo tempo, quando il primo invece tutto sommato l'è messo a posto, perciò dobbiamo stare non attenti di più. Non mi fido dello Sporting Lisbona, questo allenatore interessante, lo metto ai livelli di Gagliardo, perciò allenatori che sono interessanti, Schmidt, quello del Benfica, perciò allenatori interessanti, poi vedremo la carriera che faranno. Intanto è bello da vedere, ma voglio sempre aggiungere, sono belli da vedere, ma poi a casa devi portare i risultati, io lo dirò sempre questa cosa, perché insieme a Napoli, l'Arsenal, il Manchester City, Bayern Monaco, giocano benissimo, ma l'Arsenal è fuori. Cosa facciamo? Non ci lascia niente Arteta? No, ci lascia di vedere un bel calcio, ma non vinci. E perdonatemi, sicuramente sono un mediocre io, perché il percorso si vede anche se non vinci nulla. Qualcuno insegna, diciamo, insegna né al video, insegna che non contano i risultati, conta il percorso. Perciò anche chi ha fatto 0 titoli conta il percorso. Per me conta anche i risultati. Sarò semplicistico. Se esci con lo Sporting, sei uscita con una squadra inferiore alla tua, perciò è andata fallimentare. Questo è l'unico obiettivo concreto che abbiamo, e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Vedremo come andrà a finire, se non sbaglio le partite sono il 13 aprile, il 20 aprile, vedremo come andrà a finire, che intanto il 19 aprile ci dovrebbe essere la sentenza poi con il Consiglio di Stato e il Consiglio del CONI, che si dovrebbero riunire per far sì che venga annullata la penalizzazione, confermata o venga rimandata indietro per rimodulare la pena, questo è poi da vedere. Però il giorno prima succede questa cosa qui. Detto questo, occhio, perché è una brutta gatta da pelare lo Sporting Lisbona. Io gli faccio i complimenti, l'ho vista sia l'andata che al ritorno, non sto sempre a vedere lo Sporting Lisbona, ma è molto interessante. Ma il nome di Amorino, allenatore, è da molto chiacchierato in giro per l'Europa. Ieri l'ho visto e devo dire, anche l'intensità che ci ha messo durante i calci di rigore, diciamo la tensione che aveva, questo ogni tanto mi fa riconciliare con il calcio vero, perché alla fine, ragazzi, si esulta, si festeggia, ci si emoziona, soprattutto se si vince. Se si è belli, si dice si è belli, ma se si vince è tutta un'altra parola. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale, fino alla fine.